Liberi.tv, siamo in compagnia di Giuseppe Valentino, segretario generale della Camera del Lavoro di Catanzaro, quindi della CGIL Catanzaro Lamezia Terme. Oggi è la prima giornata della festa del lavoro, diciamo così, con il titolo Il lavoro in testa. Ci sono stati i primi convegni, questa manifestazione andrà avanti ancora domani e dopodomani nell'area di Giovino a Catanzaro Lido. Giuseppe, la tua prima impressione dell'apertura di questa festa, qual è il programma, quali sono gli obiettivi politici di questa iniziativa? Ma diciamo che stiamo per dare là l'inaugurazione, il momento inaugurale, e lo faremo con un dibattito sul futuro e i giovani qui proprio davanti alla cornice dello Scolacium. E ci sono stati già i primi dibattiti che erano legati alla storia del movimento sindacale, così come al primo maggio il movimento per le terre nel comune di Borgia. Abbiamo scelto proprio quest'area proprio perché Borgia fisicamente ricorda, diciamo, è ancora con la tradizione del primo maggio, ricorda quell'esperienza, cioè abbiamo deciso di stare nelle radici, dentro il territorio, e lo facciamo anche con la festa, lo facciamo con i momenti anche di spettacolo, perché domani e dopodomani è tutta musica calabrese, ci saranno le radici calabri, parafonei, falechi, che sono conosciutissimi, per far ballare i giovani e anziani sulle note della Taranta rimescolate con le loro musiche moderne. E poi ci sarà l'Orchestra Popolare Calabrese con Simone Cristicchi, che è un modo per dire, insomma, per valorizzare la nostra musica e la nostra esperienza e contaminarla con esperienze nazionali. Questo è il motivo, diciamo, che muove anche i programmi della festa, i convegni della festa, perché ci sarà spazio per i dibattiti sulle libertà in generale, e sulle proposte di legge che sta portando avanti l'associazione Antigone insieme a un sacco di altre associazioni, insieme anche alla CGIL, che è quella delle tre firme, tre leggi contro la tortura, per l'introduzione del reato di tortura nel codice penale, per l'introduzione della Costituzione nelle carceri e per la legalizzazione delle droghe leggere. Domani sarà lo spazio, diciamo, dedicato alla libertà, alla giustizia, e chiuderemo con un convegno sulla libertà di stampa. E oggi è il 33° anniversario di Ustica, non lo facciamo, diciamo, a caso, e la fine, insomma, è dedicata tutta al lavoro, perché noi vogliamo appunto provare a portare il lavoro in testa, perché per noi significa portarlo nella testa delle persone, ma anche nella testa e soprattutto, insomma, nella testa della politica. Prima deve passare naturalmente dalla società l'idea e il concetto che se non si parte dal lavoro la crisi non si riuscirà a superarla, che e non solo dal punto di vista economico, insomma, anche dal punto di vista dei valori e di quello che significa in questo momento ed oggi per noi questa crisi. E gli enti locali come hanno risposto a questo appello che fa la CGIL? Ma noi abbiamo avuto una grande, diciamo, disponibilità politica, tra virgolette, dai comuni nel quali, diciamo, abbiamo detto faremo la festa e abbiamo proposto il programma. Dal comune di Borgia, che ci ha garantito l'area e il parco, così come il responsabile dell'area palco con il Ministero dei Beni Culturali, insomma, ha voluto, diciamo, ospitarci. E abbiamo, diciamo, trovato la quadra sui servizi offerti, e non su tutti, perché qualche disservizio c'è. Mentre col comune capoluogo c'è stata la disponibilità a superare i problemi sono stati tanti, davvero, cioè, a parte il dialogo e l'atteggiamento appunto propositivo, fare una festa nelle nostre condizioni a Catanzaro e in quell'area che tra l'altro è stata individuata dall'istituzione per quanto ci riguarda, è stata una cosa davvero davvero pesante, difficile dal punto di vista economico, dal profilo dell'organizzazione, perché manca tutto. Qualche giorno fa tu eri insieme al sindaco Abramo in conferenza stampa di presentazione di questa manifestazione, e il sindaco Abramo lanciava delle idee nuove, innovative. Per esempio, portiamo l'industria dell'eolico qua in Calabria, utilizziamo i rifiuti della Calabria per non soltanto, diciamo, una filiera che poi dopo porta via i rifiuti a costi esorbitanti, ma lavoriamoli per poi dopo riciclarli e venderli. Qual è la posizione della CGIL? La posizione è assolutamente analoga da questo punto di vista e nelle enunciazioni. Il problema sono poi le politiche, sono quello che succede realmente nella città di Catanzaro e dappertutto in Calabria. L'eolico per noi finora ha significato mordi e fuggi, anzi il significato devastazione del territorio, occupazione del territorio da parte delle grandi multinazionali, delle grandi aziende, e sul territorio non è rimasto proprio nulla, è rimasto giusto le pale, insomma, l'impatto.
qualche soldo a qualche comune che si è venduto l'anima, quindi si è venduto la terra per, e il futuro, quindi insomma di intere generazioni, per avere un aerogeneratore che gli dava qualche spicciolo. Dal punto di vista dei rifiuti, le situazioni insomma non dipendono certo dai comuni, ma dipendono da questioni regionali, ma sui comuni insomma si può fare anche tanto. Noi seguiamo l'avvertenza dei lavoratori dell'ambiente servizi che sono fermi insomma rispetto ai non lavoratori che appunto facevano insomma il servizio dei rifiuti. Abbiamo visto cosa ha significato in questo periodo i rifiuti per strada dentro le nostre città, laddove insomma hai stabilimenti turistici o balneari che appunto insomma non offrono servizi. Il problema è la politica che si ha in testa appunto, e se si parte davvero da quello che c'è bisogno, quindi dal lavoro, e se si parte davvero insomma dalla tutela dei beni comuni nostri, che sono il mare, la montagna, l'aria e tutto il resto. Questo insomma viene fatto poco dal punto di vista politico, viene fatto poco dalla Regione Calabria, e c'è uno scopo preciso, si preferisce diciamo sfamare gli appetiti clientelari e continuare diciamo nella disordine per quanto riguarda tutto il settore dell'ambiente, dell'igiene e dell'igiene, perché basta pensare ai depuratori, basta pensare al ciclo appunto integrato delle acque. Ci sono cose che si possono fare bonificando il territorio a costo zero, o meglio a costi ad impatto non notevoli per i cittadini. Quello è un modo per fare turismo, insomma, fare la parodia dei bronzi di Riace insomma riesce poco quando poi nel mare galleggiano i rifiuti. E invece insomma in alcuni posti che sono davvero una cornice stupenda, io penso insomma a quelli della provincia di Catanzaro, alcune cose si possono fare con la fitodepurazione, per esempio nessuno ne parla, i comuni insomma immagino non ne siano informati, per cui noi su alcuni di questi temi, sull'agricoltura di qualità per esempio, per salvaguardare la terra, faremo anche delle iniziative, dei convegni, così come su quello per esempio anche sulla legalizzazione delle droghe leggere, discuteremo con una responsabile di Assocanapa che discuterà con noi e ci spiegherà agli altri naturalmente insomma quello che significa coltivare la canapa rispetto ad altre piante tipo il cotone che ammazzano i terreni, invece insomma per una questione culturale spesso insomma di ideologia politica alcune cose in questo paese non si possono fare. Ho un'ultima domanda per te. Noi siamo in una regione che purtroppo ha il triste primato della disoccupazione giovanile e al triste primato della disoccupazione femminile. E la CGIL ha ritenuto opportuno fare una conferenza qui a Crotone recentemente con la presenza della segretaria generale della CGIL Susanna Camusso, dove è stato presentato il nuovo piano per il lavoro. Tu pensi che questo strumento possa catturare l'attenzione del governo a livello locale, a livello centrale, e che le misure che propone la CGIL possano essere in tutto e in parte adottate per risollevare le sorti di questa sciagurata regione? Ma assolutamente, il piano del lavoro è una grande intuizione politica di Giuseppe Di Vittorio, in un contesto totalmente diverso, la ricostruzione, il dopoguerra. E il nostro piano per il lavoro, il piano del lavoro della CGIL, è un piano che ambisce appunto ad avere lo stesso effetto, cioè quello di risollevare il paese dalla disoccupazione, soprattutto da quella giovanile. Alcune proposte stanno venendo fuori da parte del governo, che sta mettendo in campo alcune per ora annunci rispetto anche alle trattative che ci sono state a Roma con il governo. Verificheremo quello che si farà. Tra l'altro insomma penso diciamo che non sia un governo fortissimo questo che abbiamo davanti, insomma, che sta governando il nostro paese, si stanno occupando d'altro, e quindi insomma ogni tanto fa bene Susanna Camusso a fare dei richiami e a strigliare un po' diciamo la politica e il governo da questo punto di vista. Ma credo insomma che se si è iniziato a discutere, perché se ne è iniziato a discutere di piano del lavoro, significa che pian piano rispetto a un progetto che è partito lo scorso congresso, quindi 4 anni fa, stiamo iniziando diciamo a seminare qualche punto, insomma qualche elemento che inizi a dire insomma che c'è bisogno probabilmente di attuare qualche proposta tra quelle della CGIL. Noi aspettiamo, stiamo in campo come sempre, siamo dentro appunto ai dibattiti, che queste feste servono anche per questo, per attrarre
consenso politico rispetto alle proposte dell'organizzazione e appunto spingere culturalmente anche le persone a guardare, diciamo, il mondo con occhi diversi, che non solo quello che è sempre della rappresentazione che ci danno i media, non solo sempre quello che conosciamo. Questo, diciamo, è il nostro scopo. Noi siamo sempre a discutere con i lavoratori, anche se è molto più difficile e molto più complicato di qualche anno fa, perché quando hai la crisi che ti morde, quando neanche con il tuo lavoro riesci ad avere una vita dignitosa, è difficile, insomma, che ti metti a chiacchierare e discutere, insomma, è più facile che spesso ti arrabbi, insomma, con il tuo interlocutore, che spesso siamo noi, che siamo quelli che ci stiamo vicino ai lavoratori e che appunto, insomma, ci assumiamo spesso anche le responsabilità. No, per le scelte altrui, perché sei là dentro, insomma, devi spiegare che alcune cose le condividi perché appunto pensi che in quel periodo, in quel determinato momento sono servite al paese, no? E spesso questo lo fai soprattutto quando ti confronti con i giovani. C'è tanto voglia di dire che siamo tutti uguali, che siamo tutti colpevoli, che appunto i nostri padri hanno sbagliato, però insomma io credo che ci voglia un risveglio collettivo, giovani, anziani, vecchi, insomma non è una questione di età, insomma, neanche, no? È una questione di essere non indifferenti al mondo che ti circonda. Spesso in questa nazione, spero di poterlo dire meglio anche dal palco, insomma, quando iniziamo tra un po' il dibattito, ma spesso in questa nazione ci si occupa della intimità degli altri, no? Parlando anche dei diritti delle comunità LGBT, cioè di chi fa chi, cioè di chi è in una coppia la moglie e chi il marito, quando si tratta di due maschi o di due donne, no? della loro intimità, del loro intimo, appunto, che dovrebbe essere una sfera privata, e quando invece ci si dovrebbe occupare delle questioni pubbliche, di quello che fanno male a tutti, non di quelle, appunto, insomma, per negare dei diritti a delle persone o per colpire sempre gli ultimi e sempre più deboli. E invece, insomma, ci troviamo in un clima che è stato costruito per invocare l'ira delle persone su questi temi e non su quello che poi serve veramente. Noi siamo come sempre in direzione ostinata e contraria, come, no? Per dire, insomma, che invece questo paese potrebbe essere un posto più bello, un posto migliore se ci occupassimo tutti di noi stessi, anziché occuparci dei problemi degli altri, però in quei termini là, insomma, ci occupassimo invece di noi stessi e ci occupassimo dei nostri bisogni collettivi e non dei, appunto, dei bisogni individuali delle persone che sono, voglio dire, stanno in una sfera diversa. Questa è... Bene, grazie a Giuseppe Valentino, segretario generale della CGIL Catanzaro Lamezia.